Ciotti, il cuscino dell'associazione Alpini, degli Alpini. Per il ricordo di tanti caduti, tutte le armi sono finite, adesso seguiranno alcune premi all'opposizione dei convenuti, la parola al vero artefice di questa manifestazione. Silvano Leonardi, vieni, grazie per quello che hai fatto fino ad oggi. Dall'anno prossimo ti daremo una mano. Pronto? Io vorrei dare, qui ci siamo tutti oggi, vorrei chiedere all'amministrazione comunale di Roma soltanto che ci sistema quest'area per difenderla dalle persone che...
Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Adesso due parole da parte del rappresentante dei reduci di Russia, Sandro Bari. Tra l'altro io, anziano di corso allievi ufficiali, è diventato carissimo amico. Grazie tanto. Grazie a voi tutti. Grazie a voi tutti per l'intervento. Io sono qui solo per ricordare che tra dopo i 23.000 morti e dopo i 43.000 feriti ci sono stati 65.000 dispersi. Di questi dispersi, dopo 10 anni dalla fine della guerra, ne sono ritornati meno di 10.000. Quindi noi dobbiamo lamentare che ci siano ancora 55.000 nostri uomini che sono stati recuperati. Per chi vede la televisione, vi ricordo che ogni sera fanno qualche telefilm dove si vedono gli americani che non lasciano uno solo dei loro soldati all'estero, si organizzano spedizioni per andarli a recuperare. E vedete con quale cura vengono ritenuti. Quali cerimonie? Gli americani hanno 3 secoli di storia, noi ne abbiamo 3 millenni, però in 3 millenni noi non siamo riusciti a fare quello che fanno loro. Tanto è vero che ancora abbiamo 2 nostri soldati all'estero. Bravo! Ricordare i nostri morti, i nostri caduti. Per guerre che speriamo non si verifichino più, ci deve anche sentire per ricordare questo. Ricordare quelli che hanno dato la vita e anche quelli che la stanno dando adesso. Grazie. Un sacco di visite. Grazie. Grazie. Anche un saluto da parte di sopra. Gionati! Sto parlando. No, questa è quella cosa che dice. Dai, Daniel, Gwen, andiamo. Ah, sono andato via. Ti saluto. Tante cose, grazie. Tu sai il mio indirizzo, se vuoi una collaborazione o che sia. Ciao. Allora, facciamo una piccolissima presentazione dell'ultimo libro di Jean Paul, che noi familiarmente chiamiamo Jean Paul. Ecco qua, Segreto 900 di Giampaolo Pucciarelli, libro reperibile chiedendolo direttamente sia all'autore che alla Federazione Nazionale c'è un sito Combattenti Repubblica Sociale Italiana. Esatto, ma c'è anche un sito internet oltre a quello della Federazione della Repubblica Sociale Italiana, c'è anche un altro sito che sarà in vigore da lunedì, dove ci sono tutte le coordinate per ordinare. Esattamente. Questo libro che io ho scritto, sono 460 pagine circa, non segue una logica temporale, però mette in rilievo quelli che sono stati gli avvenimenti degli ultimi 100 anni, e in particolare nel Novecento, nella prima metà del Novecento, le due guerre mondiali, e la costituzione di quel sistema economico e finanziario che noi vediamo oggi operante attraverso la rete bancaria internazionale. Volevo citare proprio qui un pezzo scritto dal professor Giacinto Auriti a proposito dell'usura. È un passo abbastanza importante, perché cita la incompatibilità assoluta tra Stato etico e Stato democratico. Sta nel fatto che in quello, cioè nello Stato etico, il fondamento è la sete di giustizia. In questo, cioè nello Stato democratico, l'etica è una variante, perché la legge del numero, la volontà della maggioranza, è per sua natura finalisticamente neutra e modificabile con le strategie culturali di dominazione, mass media.
ho voluto citare questa frase perché è fondamentale per capire tutto. Allora, esatto. I sottotitoli di questo libro, che tu puoi inquadrare, sono l'inconfessabile storia del potere dal XX secolo al terzo millennio. Per quale motivo? Perché il capitalismo monopolistico è un attributo improprio, lo so, però è citato così da molti. Sì, sì, per far capire i concetti, se no la gente non ci arriva. Creò e sostenne l'Unione Sovietica. Noi siamo il qui debito perpetuo per il controllo dell'economia mondiale all'ombra del mito della democrazia. Esattamente. Per avere, mito liberale... chiara, per avere un'idea chiara, consigliamo la lettura di un importantissimo libro che commenteremo quanto prima, di Massimo Fini, intitolato Sudditi, e che dice esattamente che cos'è la democrazia. Consigliamo la lettura di questo libro ancora facilmente reperibile, intitolato, lo ripeto, Sudditi. Beh, prima leggetevi questo. Sì, prima leggete quello e poi per avere conferma da un noto, notissimo giornalista. Dunque, e scrittore, allora, storico. Noi 20 anni fa o 30 anni fa non si parlava, non era così nella bocca di tutti la parola sovranità monetaria. Si diceva, l'economia deve andare in questa maniera, c'erano i politici che sostenevano determinati movimenti, c'erano coloro, i grandi crani dell'economia, che suggerivano le privatizzazioni, e poi siamo arrivati adesso, in quest'ultimo decennio del terzo millennio, tutti a richiedere, vogliamo recuperare la sovranità monetaria, tutti, quella minoranza ma il di sistema che conoscono, che viene spiegato molto bene in questo libro, attraverso tutti quelli che sono stati gli eventi politici e via dicendo, il sistema che si è instaurato in Italia nel dopoguerra è quello praticamente che riflette il metodo della Federal Reserve Bank. Esattamente, che è quella che ha una succursale europea che si chiama Banca Centrale Europea, e guarda caso questa Banca Centrale Europea ha sede a Francoforte. Francoforte è il regno, è stato ed è tuttora il regno dei Rothschild, è il metodo rothschildiano. Il debito pubblico. Che cos'è il debito pubblico? Attenzione che non è virtuale o scritturale, come dice qualcuno. Il debito pubblico c'è. Sì, perché te lo fanno pagare, perché con le tasse. Se non c'è con la scusa debito, del debito pubblico ti portano via i soldi. Se non e c'è la casa. Debito, se non c'è debito, non c'è emissione monetaria. Esattamente. Questa è la teoria del governatore Eccles. La teoria che propose ad una commissione del congresso nel 1941. Gli Stati Uniti ancora non erano entrati in guerra, sono entrati in guerra nel dicembre del 41 dopo Pearl Harbor, e disse se non c'è debito non ci potrà mai essere emissione di banconote. Allora si parlava del cosiddetto Federal Reserve Note. C'è qualcuno che una ventina d'anni più tardi, un presidente americano che volle creare le United States Note, ha fatto una fine molto strana. Si chiamava John Fitzgerald Kennedy e sappiamo quello che è successo. No, poi, no, il bello è che hanno accusato Fidel Castro di averlo fatto assassinare, più di così. Bene, ci sono delle annotazioni, così, delle considerazioni che io faccio a proposito della differenza tra libertà e liberazione, la teoria del dominio, cioè c'è una libertà di fare e una libertà da. Noi siamo stati liberati da una tirannia per essere poi soggiogati ad la un'altra tirannia. Qual è? La tirannia del cosiddetto ventennio è la tirannia associata della Chiesa con il massonismo della Casa Savoia. Questa è la vera tirannia. Ci sono alla quale Mussolini ha cercato invano di ribellarsi. Notazioni ben precise per quanto riguarda le due distinzioni tra un sistema economico che era già instaurato in Italia, quello dello Stato corporativo, del tentativo dello Stato corporativo in Italia, nell'Italia fascista di Mussolini, e il sistema dell'economia nazionalsocialista. Questi erano i due gravi ostacoli che incontrava la finanza internazionale per portare avanti quel progetto di
rapina continuata che viene praticata appunto applicando il sistema della Federal Reserve. Ed è per questa ragione che, almeno questo sostengo io, come sostengono altri autori americani, parlo soprattutto di Justus Mallins, parlo di Anthony Cyril Sutton, che era un anglo-americano, un professore comunque presso l'università, varie università americane, e poi mi riferisco al grande Carol Quigley, che ha scritto un libro mai pubblicato in Italia. No, c'è praticamente una piccolissima riduzione. Che si chiama Tragedy and Hope, ma le piccolissime riduzioni sono sparite, non ci sono più. Esattamente, caro Giorgio. Noi ci vantiamo di averne una copia, se è per quello. Va bene, allora. Facciamola vedere, facciamola dire a qualcuno. Sì, allora, come? L'ho fatta che dobbiamo fare? Leggetevi il libro e poi andate a richiedere la sovranità monetaria. Allora, senti, ti passo un momento. Ecco, allora vorrei sentire Giorgio adesso. Sì, allora colgo l'occasione, perché questa è comunque una di pochissime rivendicazioni e di ricordo della guerra, quella che noi abbiamo fatto oggi, che vedi caso è stata, come dire, fatta rispetto agli anni precedenti in tono molto, molto, molto ridotti, e questo è indicativo di certi comportamenti. Allora, quello che mi interessa di sottolineare, leggendo di questa formidabile rivista Uomo Libero, ecco, 36. Di cui è facilmente reperibile anche questo numero, leggendo un importantissimo articolo scritto da uno storico greco, vedi caso, che dimostra in maniera inequivocabile come l'Italia sia stata colpita, sistematicamente colpita, tentativi di strozzinamento, tentativi i fatti sono questi: l'Italia è stata circondata dall'Inghilterra ancor prima della guerra, l'Italia è stata costretta a entrare in guerra, è stata costretta anche a attaccare la Grecia, perché la Grecia era completamente nelle mani strategia inglese. Diciamo che tutto si decideva nelle logge massoniche. Esattamente. Tra Roma, Londra e Parigi. Esattamente. Senza fare nomi e cognomi. Allora, io mi limito semplicemente a leggere due piccole frasi che ho sottolineato qui. L'articolo è intitolato 1936, il patto di alleanza bellica tra Gran Bretagna e Grecia, un documento inedito sulle origini della guerra di Grecia 1940-41. Allora, Dimitris Michilopoulos. Esatto. Allora, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che Mussolini è stato attaccato più di una volta perché ha dichiarato guerra alla Grecia dicendo che era una guerra inutile. Non era una guerra inutile, era una guerra necessaria. Noi oggi, con una cinquantina di anni in ritardo, possiamo dire che quella guerra è stata fatta male, ma non che non fosse necessaria. Io mi limito semplicemente a invitare i nostri amici a andare a vedere, ad esempio, i nomi che cito di questi personaggi della Grecia, che erano in una maniera o nell'altra strozzati anche loro dagli inglesi, quali imponevano certi comportamenti. E adesso leggo queste più vorrei ricordare anche l'importanza strategica della posizione geopolitica della Grecia, della Grecia a tutt'oggi, nel Mediterraneo, esatto, a tutt'oggi stretta da lor signori, perché oggi il sistema è lo stesso, il ricatto economico-finanziario per piegare la Grecia in un momento di grande crisi nel Mediterraneo. Ma leggiamo questi due capoversi. Nel frattempo in Grecia, dopo la sconfitta subita ad opera dei turchi nella guerra degli anni 19-22, ricordiamoci che la Grecia è un epicentro anche delle varie guerre, la storia della Grecia è una storia veramente tragica, noi non la conosciamo per niente, era stata proclamata la Repubblica e Venizelos, che era all'epoca uno degli uomini di punta della politica greca, era tornato al potere. Dopo l'occupazione dell'isola di Corfù nel 1923 da parte di truppe italiane a ritorsione per l'eccidio della missione militare capeggiata dal generale Tellini, e qui ricordiamoci che anche questa è stata una manovra estremamente importante fatta dall'Italia all'epoca per rompere l'accerchiamento inglese,
Venizelos aveva capito che l'Italia ormai era un fattore non più trascurabile nel Mediterraneo. Ecco perché la prima cosa che fece dopo essere divenuto capo del governo nell'agosto 1928 fu di andare a Roma a firmare un patto con Mussolini. Benché nel testo non si parlasse di alleanza militare, era ovvio ormai che l'Italia e la Grecia sarebbero state alleate in ogni futura avventura bellica. In altre parole, la Grecia stava per uscire dall'orbita della Gran Bretagna. Nessuna sorpresa allora il fatto che Venizelos, l'enfant chéri degli anglo-francesi, poco anni prima abbia perso definitivamente il potere nel marzo 1933 e tre mesi dopo fu vittima di un attentato organizzato dalla polizia greca, attentato i cui mandanti erano britannici. Quello che oggi sta accadendo ad esempio in Ucraina potrebbe essere indicativo dei metodi di queste persone. Allora Venizelos rispose con le armi e il primo marzo 1935 organizzò un colpo di stato militare. Tuttavia il colpo fallì in quanto il nostro venne tradito. Lo statista, ex liberale ed ora fascista latente, chiese rifugio prima nei possedimenti italiano del Dodecaneso, recandosi poi a Napoli a bordo del celebre transatlantico Rex. Poteva rimanere in Italia, dato che Mussolini l'avrebbe protetto, ma preferì raggiungere Parigi, ove la moglie aveva un lussuoso appartamento sull'aristocratica via Beaujon. Fu là che la sua vita terminò. Nel marzo del 1936 aveva scritto una lettera al re degli Elleni, Giorgio II, figlio di Costantino I, salito al trono del padre, consigliandogli di non abbandonare mai l'alleanza con l'Italia. La moglie, figlia di un ricchissimo banchiere di Londra, lesse la lettera e gli proibì di inviarla. Venizelos protestò, ne seguì un litigio molto vivace. Lo statista fu colpito da ictus cerebrale, la moglie chiamò il proprio dottore che fece il contrario di quello che allora si faceva in casi simili, trasfusione di sangue e non salasso, e Venizelos morì. Hai capito. Quindi ebbene, queste cose le persone incominciano a capirle, la gente deve sapere come stanno le cose. Nessuno conosce il nome di Venizelos, ancor meno di Metaxas. Erano delle persone potenzialmente alleate dell'Italia, l'Inghilterra ha fatto di tutto per eliminarle. Sì, ma ci fu anche l'intervento di Badoglio soprattutto. Ma Badoglio, lasciamolo stare, faceva parte del giro. Come ho detto prima, se esisteva in Italia una dittatura, la dittatura era una dittatura a due, la dittatura della massonica Casa Reale Savoia con un altro grande impero che è l'impero della Chiesa Cattolica. Con questo ritengo che valga il pieno di chiudere tutto il discorso. Bravissimo Giorgio. Tieni, devo andare. Sì. Vado un momento qui sotto perché sì. Devo. Il tigno deve essere con lo sfondo del. Aspetta, Marco. Scusate. Poi se ci rischiediamo se io voglio una foto, non c'è problema. Quelli che hanno portato. C'è anche forse questo è più significativo che dice ricordare per non dimenticare. Ricordare per non dimenticare è un pensiero profondo. Sì, si chiama tautologia. Esatto, bravissimo. Chiariamo le certe cose. Ci sono i prodromi della filosofia. Sì, l'autautologia. Esatto. Un albero è un albero perché è un albero, questa è la tautologia. Lo teniamo quello? Ok, allora dobbiamo disporre il labaro dietro a questo in alto. Quindi Mauri, vedi se lo riesci a inserire. Là sopra c'è un filo. No, non lo so se si tiene però. No, a corona del comune di Roma avrei tolta proprio. No, vabbè, ma basta che la copriamo. No, così si vede il monumento dietro, un minimo, uno straccio.